Attenzione, signori, attenzione, siamo entrati ufficialmente all'interno del momento più caldo nel calciomercato della Juventus. Oggi è il 31 di luglio, manca esattamente un mese alla conclusione del calciomercato ed è passato esattamente un mese dall'apertura di questa sessione. Perché dico che siamo arrivati al punto più caldo? Non solo perché ovviamente entriamo nell'ultimo mese, nelle ultime settimane dove tutte le trattative dovranno incastrarsi e in uscita abbiamo ancora tantissime operazioni da fare e se ne volete parlare insieme a noi, anzi se volete ascoltare quello che ho da dire sul canale di Kinoshi è uscito qualche giorno fa un video in collaborazione dove andavamo a fare un bel riepilogo di quelle che erano le trattative in uscita, ma concentrandoci invece su quelle che saranno in entrata, la Juventus ha ufficialmente presentato per la prima volta, secondo Fabrizio Romano, l'offerta ufficiale all'Atalanta per Teun Koopmeiners, giocatore che ha già accettato il trasferimento alla Juventus, ha già un accordo con la Juve da qualche mese e ora la Juventus avrebbe offerto 45 milioni di euro all'Atalanta per Koopmeiners. Che cosa ne penso? Ne parliamo con calma. Intanto un like e la vostra opinione qui sotto nei commenti. E iscrivetevi anche se ne avete voglia, dato che comunque stiamo viaggiando verso i 250.000 follower, che non sono sicuramente roba da niente, anzi, sono molto contento di questa cosa. Io credo che questa offerta per Koopmeiners verrà rifiutata. Parto da questo presupposto. Perché? Perché 45 milioni sono troppo pochi, ragazzi. L'Atalanta lo scorso anno ha rifiutato 47 milioni di euro dal Napoli. Non vedo il motivo quest'anno per accettarne 45 dalla Juventus. Credo che sia veramente fuori di testa, a maggior ragione dopo un'annata buona come quella che ha fatto con Meners, ottima come quella che ha fatto con Meners e con l'Atalanta che ha vinto pure l'Europa League. Quindi il giocatore si è messo in mostra non solo in Italia ma anche a livello europeo. Però c'è un però, bisogna cercare di ragionare su alcuni binari. Intanto, in prima battuta, il calciatore ha ammesso pubblicamente ai microfoni qualche mese fa, prima del termine del campionato scorso, che sarà la sua ultima stagione a Bergamo. Questo non può non spostare nell'opinione pubblica, non può non spostare anche nella valutazione. Quindi il giocatore uscirà, l'Atalanta fa il prezzo, l'Atalanta lo valuta a 60 milioni di euro, la Juventus non lo valuta a 60 e io credo che si arriverà a una sorta di via di mezzo. Da qualche tempo vi dico che secondo me complessivamente sarà un affare a 50 milioni di euro. Forse magari 47-48 più una contropartita. Vediamo, nelle scorse settimane avevamo parlato di tante contropartite tecniche per Atalanta, Ealing, Sulé, Huijsen e Rugani. Quindi attenzione al nome di Rugani che potrebbe rimanere molto interessante dato che è un giocatore in uscita dalla Juve. Ealing, Sulé e Huijsen sono stati tutti e tre ceduti dalla Juventus. E anche di questo dobbiamo parlare perché abbiamo discusso tanto sulle valutazioni dei calciatori, come tutte le volte che c'è il mercato, è normale finire a parlare quanto vale quel determinato giocatore, il prezzo lo fa sempre il mercato. Partendo da questo presupposto, devi sempre cercare di massimizzare le cessioni e di minimizzare gli acquisti. Questa è una regola del mercato. Mi dispiace perché i comunicati ufficiali di Huijsen e Sulé confermano quello che vi avevo detto nelle scorse settimane, e cioè secondo me, dal punto di vista delle cessioni, la Juventus non ha fatto dei grandissimi affari. Attenzione, lasciamo da parte il discorso della plusvalenza, quello è ovviamente un qualcosa di positivo, la Juventus ha fatto delle plusvalenze pure su dei giocatori che aveva prelevato praticamente a zero, li ha cresciuti, li ha valorizzati, li ha rivenduti. E quindi tutti quei milioni di plusvalenza sono plusvalenza reale, quindi da quel punto di vista, quello strettamente economico, è un'operazione da 10 lode per forza di cose. Però noi stiamo parlando anche di operazioni tecniche e stiamo parlando di giocatori talentuosi. Sulle Huijsen avevano dei margini di crescita importanti e per questo alcune squadre si sono interessate a loro. Ed è per questo anche che la Juventus aveva in testa di vendere delle cifre più alte. Cioè, non dobbiamo essere bugiardi, non dobbiamo prenderci in giro. Non c'è da proteggere nessuno, siamo liberi di dire la nostra opinione. Io ho fiducia totale in Giuntoli e in Thiago Motta, però se mi sembra che le trattative siano andate diversamente da quanto preventivato la Juve, lo dico senza problemi. Non ho la necessità di difendere gli operati di nessuno, le valutazioni si fanno poi alla fine. E quindi secondo me lo stesso Giuntoli e la stessa Juventus aveva in testa di guadagnare qualcosa di più da queste cessioni. Non è andata così. Così come allo stesso tempo la Juventus probabilmente aveva intenzione, ha tuttora intenzione, di pagare meno di 60 milioni di euro con Koopmeiners. Quindi se andiamo a vendere a meno del previsto, andiamo a comprare a più del previsto, capite da soli che qui c'è un problema. Però attenzione, perché
perché se questa prima offerta secondo me verrà rifiutata, la Juventus tornerà a perfezionarla. E vi dico una cosa forte: oggi la Juventus è obbligata ad acquistare Commeners. Ho trattato leggermente alla lontana questo argomento anche ieri in live, però voglio specificarvelo: la Juventus è obbligata a prendere Commeners, perché la Juventus ha fatto tutte queste strategie di mercato, tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi per la Juventus è stato finalizzato a questo momento qui, al 31 di luglio, quando la Juve va e presenta ufficialmente l'offerta all'Atalanta per Commeners, perché quello è il grande colpo di mercato della Juventus, quello è il grande nome che la Juventus ha sul taccuino da mesi. Thiago Motta, quando accetta l'offerta della Juventus, ha in testa Teun Kobmeiners. Giuntoli, quando pensa alla Juventus del futuro, ha in testa Teun Kobmeiners. Quello è il grande nome che, secondo Giuntoli, secondo Thiago Motta, a Torino può rendere grande la Juventus. Sule viene ceduto perché quei soldi servono per arrivare lì. La fretta anche di andare a prendere qualcosina di meno per Sule è finalizzata al fatto che c'era la necessità di presentare questa offerta all'Atalanta. Quante volte ci siamo detti: ragazzi, appena partono le cessioni, ecco che allora arrivano gli acquisti. Quante volte ci siamo detti: appena partono Sule e Huijsen, ecco che allora Todibo e Kobmeiners. Mille volte, ed eccoci qua. Non ci siamo raccontati delle bugie, non ci siamo raccontati delle storie o delle favole. Ci siamo. La Juventus è entrata nel vivo, è pronta ad acquistare Kobmeiners, è pronta a presentare l'offerta all'Atalanta, è pronta anche a cercare una sorta di aiuto, secondo me, da parte del giocatore, che si vede recapitata ufficialmente l'offerta, che può essere, può diventare un prezioso alleato anche nella volontà di far abbassare un pochettino le pretese economiche all'Atalanta. Ma temo che si andrà molto più vicini ai 60 milioni richiesti dall'Atalanta piuttosto che ai 45 presentati oggi dalla Juve. Quindi secondo me saremo, come dicevo prima, intorno ai 48 più una contropartita. Quindi sui 50 o qualcosina di più, una roba di questo tipo. Ma la Juventus oggi è obbligata a prendere Commeners, perché questa anche, secondo me, svalutazione o fretta nel cedere Sule o accettare la destinazione che ha preferito, quindi Roma, piuttosto che magari altre destinazioni in cui si potevano prendere dei soldini in più, sono tutte state strategie finalizzate ad arrivare a prendere Commeners. Io mi auguro che non succeda come Calafiori, perché gli obiettivi A, i piani A della Juventus di Giuntoli e Thiago Motta erano Calafiori e Commeners. Dobbiamo essere onesti in questa cosa. Erano loro due. Come Sancho, per l'esterno era il nome di riferimento, oggi siamo già su Adeyemi, come dopo Calafiori siamo andati su Todibo. Non sono problemi, Todibo e Adeyemi secondo me sono ottimi giocatori, non è che sono saltati Calafiori e Sancho e siamo andati a prendere, non lo so, ditemi voi due giocatori a casissimo che riputate non di livello come difensore centrale e come esterno. Stiamo parlando di giocatori importanti, di giocatori che hanno anche un background mediamente europeo. Adeyemi è un giocatore che ha giocato una finale di Champions pochi mesi fa, anzi poche settimane fa, quindi non stiamo sicuramente parlando di uno scappato di casa, però nella testa probabilmente della Juventus c'era altro. Kobmeiners è il punto più alto per la Juve, cioè è come quando vi preparate per andare a fare l'asta del fantacalcio e dite: a tutti i costi io quest'anno voglio portarmi a casa a Vlahovic, perché secondo me con Thiago Motta Vlahovic farà 50 gol. E allora non potete poi dire tutta estate: voglio Vlahovic, voglio Vlahovic, voglio Vlahovic, e poi tornate a casa con titolare il Ciolito Simeone, perché se no siete i primi a dire: sì, ma che cosa ho fatto, tutti i miei conti, tutti i miei studi, tutta la mia asta finalizzata su quello, e poi mi ritrovo con un attacco che se fa 15 gol durante un anno con tutti i sei componenti abbiamo fatto un miracolo. Ora stiamo estremizzando, sto cercando di portarmi nella zona di comfort per farvi ragionare su cose che avete vissuto anche voi. Qui non si scherza, si sta parlando di un'offerta multimilionaria, della prima, probabilmente unica, grossa, vera offerta dal punto di vista economico che potrà presentare la Juve in questa sessione, perché Thuram stiamo parlando di un'offerta bassa, perché Douglas Luiz ci sono state delle contropartite interessanti, perché Cabale e Di Gregorio sono arrivati con delle formule che riescono a far contenere, lo stesso Todibo molto probabilmente arriverà in prestito. Qui invece stiamo parlando della vera grossa offerta della Juventus, quello che la Juve per forza di cose dovrà definire il suo colpo di mercato principe. Commeiners è la punta di diamante della Juventus che verrà, e non si può scherzare, non si può sbagliare, non si può fallire. Poi non so se dietro Commeiners ci saranno altri giocatori che la Juventus riterrà adatti a sostituire nel caso dovesse saltare la trattativa. Non ci voglio neanche pensare, perché oggi la Juventus, per come si è mossa da mesi a questa parte,
oggi è obbligata a chiudere questa trattativa, a chiuderla in maniera positiva. E quindi sono contento che ci sia stata la prima mossa ufficiale della Juventus, la prima offerta presentata ufficialmente all'Atalanta. Ora però dobbiamo sederci sulla riva del fiume e cercare di capire come si sviluppa questa trattativa. E dobbiamo svilupparla, secondo me, anche in tempi abbastanza brevi, perché prima dicevamo che è il 31 di luglio, sì, quindi tra 20 giorni scarsi. Siamo anche sotto la seconda decina, si scende in campo in un Juventus Como che darà il via ufficialmente alla Juventus di Thiago Motta. Una Juventus che è ambiziosa, non dobbiamo prenderci in giro, autosostenibile sì, perché cede dei giocatori con del potenziale eccetera eccetera per andare a prenderne altri, però poi bisogna andarli a prendere. Quindi Kobbe Mainers a questo punto lo pretendo. Anche perché ci siamo, io me li ricordo, video vecchi in cui ci dicevamo: ma sacrifichereste Sulè per arrivare a Kobbe Mainers? Io ero per l'idea piuttosto di valorizzare il prodotto interno. Mi sarebbe piaciuto, dato che c'era la possibilità di sfruttare Sulè, di andare su Sulè. Si è scelta un'altra strada. Perché si è scelta un'altra strada? Per andare su Kobbe Mainers. Benissimo, metto da parte la mia opinione, guardo, ascolto, osservo. Ora però Kobbe Mainers serve. E secondo me alla fine ci troveremo a dire: ok, è arrivato, ma non alle condizioni che vogliamo noi. Perché secondo me in questo momento la Juve si è messa in una situazione di svantaggio. Perché ora deve acquistare Kobbe Mainers. Io ricordo Moggi che diceva: compravo sempre prima di cedere, perché sennò poi sanno che ho i soldi. Ecco, ora l'Atalanta sa che la Juve ha i soldi di Sulè. L'Atalanta sa che la Juve ha ceduto Sulè per arrivare a Kobbe Mainers. Quindi spero che Kobbe Mainers ci dia una mano dall'interno per liberarsi dall'Atalanta, ma temo anche che la Juve si sia messa in una posizione di svantaggio. Osserviamo, vediamo qual è il piano di Giuntoli e soprattutto vediamo se Theo Kobbe Mainers sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Credo che sceglierà la maglia numero 8, nel caso, qualcuno parla addirittura di 10, boh, vediamo, secondo me è un po' ambizioso la 10 a Kobbe Mainers, giocatore che a me fa impazzire, eh? Io sono contentissimo che la Juve sia su Kobbe Mainers, un giocatore che piacerebbe tantissimo vedere, ora però va portato a casa. Dai ragazzi!